Bentrovati a tutti, questa volta dalla meravigliosa Versilia. Siamo ospiti del signor Ivano, titolare e gestore del Bagno Paradiso. Come sta andando innanzitutto il turismo in questo periodo? Il turismo in questo periodo sta andando bene, siamo stati ritardati dal maggio che ci ha penalizzato un po', ma però le prenotazioni ci sono, anzi aumentano perché ci si sta impegnando a dare un servizio sempre migliore. Tu hai la passione anche per la ristorazione, infatti il tuo meraviglioso Bagno Paradiso permette anche un'eccellente cucina, quindi cosa offrite qui ai vostri clienti, cosa è possibile assaporare nel ristorante del Bagno Paradiso? Allora, nel ristorante del Bagno Paradiso abbiamo una cucina tutto pesce, si capisce, però tutti i prodotti, diciamo, di ortaggi o frutta, sono di famiglia contadina, avendo tutto questo terreno, olivi, pesche, ciliegie, di tutte le frutte, more, lamponi, fragole, pomodori, tutto quello che dà l'orto, perché io la mia passione non ho mai abbandonato della terra, la terra per me, noi si viene dalla terra e la terra ci nutre, e io do questi prodotti che non hanno visto niente, solo l'acqua, e non hanno visto né pesticidi né chimici né niente, tutto puro da mangiarli così senza neanche lavarli. Qui si mangia la roba dell'orto. Esatto, sì, sono orgoglioso perché ci sono tanti bambini e questi bambini mangiano genuino, mangiano puro. Ivano è anche gestore titolare di uno dei ristoranti più famosi della zona, il ristorante Arginvecchio. Lì siamo proprio no chilometro zero, tempo zero, perché l'orto è attaccato insieme al ristorante, perché è sempre la vecchia azienda che è stata trasformata, rimasta la produzione dell'orto, ma che poi è diventato anche ristorante. Un'alta percentuale del prodotto che va sulla tavola è tutto passato dalle mie mani, dalla mia coltivazione pulita. Venite e mangiate prodotti di stagione, non mangiate prodotti che vengono dall'altra parte del mondo, i prodotti della nostra Versilia, stop, non c'è altro. Arriveremo a mostrarvi anche la qualità del ristorante Arginvecchio, ma torniamo nel Bagno Paradiso. Come va il turismo in Versilia in generale? Allarghiamo un attimino la veduta. Allora, diciamo, il turismo sempre più va nel meglio, perché facendo tutte queste trasformazioni della spiaggia, diciamo, di renderla più accogliente, e poi anno per anno si sta studiando di fare queste piscine, perché giustamente oggi l'esigenza di tutti gli stabilimenti è anche la piscina. La Versilia addirittura c'ha anche un clima diverso di, diciamo, tutte le altre parti d'Italia. Quando si guarda anche le previsioni del tempo, dicono c'è perturbazione, c'è qui, c'è là, e poi invece qui in Versilia, sì, è vero, a monte, sulla Puane, se ci fa magari il temporale, ma qui abbiamo il sole. Più per una mia curiosità, rispetto a qualche anno fa, nella Versilia, che è nota anche per non essere così estremamente economica, mi sembra di vedere che sia veramente aumentata la qualità e siano anche diminuiti i prezzi in questi anni. Può darsi? Da quando siamo entrati dalla lira all'euro, la prima stagione l'abbiamo fatta nell'anno 2002, e posso dire che noi siamo rimasti con i prezzi stazionari, diciamo, dal 2002. Ecco, però abbiamo aumentato la qualità, abbiamo cercato di togliere tanti ombrelli, dare spazio, dare sole e spazio per stare più tranquilli, perché io mi ricordo quando ho fatto l'acquisto di questo bagno c'erano tante file d'ombrelli, che poi se qualcuno si era dimenticato di prendere il giornale poteva allungare il collo e leggersi il giornale di quello accanto, perché tanto non c'era che ci fosse una grande distanza. Ora, guardando il bagno, abbiamo un bello spazio. Che spazio in termini di metratura c'è per ogni singolo gazebo? Allora, il gazebo è un gazebo 3x3, che sotto, cioè sotto all'ombra, c'è un cassone da poterci a chiave metterci tutte le cose. Quando uno va a fare il bagno, dà la chiave al bagnino. Ci sono due sedie registe, due sdraio, due lettini, e stanno tutti sotto l'ombra del gazebo. Poi c'è tutto lo spazio davanti, che da un gazebo all'altro ci sono 7 metri, e in questi 7 metri uno prende il sole, si sposta al lettino, si mette al sole
e si prende il sole in Lipare. Quindi ovviamente vedete ora qui in sovraimpressione i numeri telefonici per prenotare, perché ovviamente per venire al Bagno Paradiso è consigliabile la prenotazione. Certo, è sempre meglio prenotare, perché se no uno viene all'avventura. Se prima fa una telefonata e fa la prenotazione è sicuro che lo spazio lo trova. E questo avverrà di sicuro, perché continuate a vedere il numero telefonico dove poter prenotare. A questo punto ringraziamo Ivano per l'ospitalità e vi manteniamo in sospeso, perché vediamo l'appuntamento al ristorante Arginvecchio. Dopo questo servizio vedrete il servizio del ristorante Arginvecchio. Eccoci. L'estate versiliese, Lido di Camaiore, al Bagno Paradiso, un'accoglienza incredibile e soprattutto il fatto di trovare delle persone squisite come Ivano, che sono dei veri imprenditori ma che hanno anche disponibilità verso la clientela veramente unica, da visitare assolutamente. E dunque Ivano, alla salute e in bocca al lupo per tutto, per la stagione soprattutto. Alla salute vostra.